Sì. Allora, partiamo da Meridiano Zero. Lei è stato uno dei fondatori, anzi forse il fondatore di Meridiano Zero qui a Roma. Uno dei fondatori, sì. In che anno? Aiutami, perché... Io... 1991. Vabbè, non è importante. Perché lei a un certo punto decide di fondare, insieme a questo ristretto gruppo di fuoriusciti all'MSI, se ho ben capito, del fronte alla gioventù, Meridiano Zero? Allora, Meridiano Zero non nasce e oggettivamente non è stato un movimento. Tecnicamente c'era in corso uno scontro a livello politico istituzionale all'interno del Movimento Sociale Italiano, o forse era già Alleanza Nazionale? Era ancora MSI. Perfetto. C'erano due grandi correnti che io non ricordo, una era legata alla figura di Gasparri e l'altra era legata a Gianni Alemanno. Una sorta di diarchia esisteva sul territorio nazionale, non era un fenomeno romano, era esteso, credo che forse si possa definire una spaccatura proprio al 50%. E nella perdita della segreteria di Rauti, può essere coincidente, ma... Scusami, Renato, ma abbiamo messo anche la terza camera su di lui? Scusami, mi è venuto un attimo il dubbio. Ok, scusami, Renato, era la questione tecnica. Una figura bruttissima, perché io la storia del Nissan. E lascia perdere, non mi interessa la storia del comunque, partiamo a Meridiano Zero. Perché fondi Meridiano Zero? Perché non è un'interrogazione. Grazie. Quindi perché lei fonda Meridiano Zero? Nasce a seguito di una riflessione del nostro centro studi riguardo l'ordinamento tecnocratico. Cioè, nella fondazione Agnelli negli anni 60, Miglio, il fondatore della Lega, sai, teneva corsi di formazione sull'ordinamento tecnocratico a Prodi ed altri, già nella fine degli anni 60. Questo termine tecnocrazia nasce a seguito del crollo della borsa di Wall Street del 29, il famoso venerdì nero, e nasce questa corrente filosofico-politica, quindi una corrente di pensiero, che sostiene che la figura dominante dell'uomo economico sull'uomo politico, avendo fallito causa il crollo della borsa, è ora che lasci lo scettro e il comando alla figura tecnocratica, che fu teorizzata in occasione di quel crollo della borsa e poi nasce e prende forma anche in Europa, questa corrente di pensiero nordamericana, e oggi è davanti agli occhi di tutti. Il motto era milizia, tradizione, rivoluzione. Bello. Come si mettono insieme? Originale, certo. Milizia, tradizione, rivoluzione. Ci arriviamo a pensare cos'è la milizia? Benissimo. La tradizione, per quelli che ci ascoltano, potrebbe anche essere sorvolato. Rivoluzione, termine che deriva dal latino revolvere, ripristinare un ordine precedentemente costituito. Cicerone, in politica. La tradizione invece è la conservazione di quell'ordine. È la trasmissione di valori, principi, usi, costumi. È pericolosissima, la tradizione è pericolosissima. E come si concilia la rivoluzione? Con Giubi. Potrebbe essere un bel punto di contatto. Chiediamolo a lui. Perché dice che tradizione si unisce a rivoluzione? Era una battuta ironica. Okay. Era una battuta ironica. Senta, l'ironia ogni tanto sfiora la realtà. Quasi sempre, però. È il modo migliore, come ci ha insegnato Socrate, per dire la verità invece, proprio l'ironia. Senta, le cronache dell'epoca descrivono Meridiano Zero come un movimento neofascista, anzi, più precisamente, un movimento neonazista. Addirittura. Eh beh. Le cronache. Non la storia, le cronache giornalistiche. Devo ammettere che non siamo riusciti a prendere neanche una multa per divieto di sosta. Quindi questa tendenza ribellistica sul piano giudiziario non ci ha mai annoverato all'interno di un commissariato, o non si è mai stradato un procedimento
giudiziario di nessun genere, onestamente. E di questo, però, diciamo, non tutti, c'è quasi da vergognarsene oggi. Questo sicuramente, però non tutti i colpevoli vengono beccati, quindi potrebbe essere, ma neanche un grado di sosta, neanche un grado di sosta, veramente, purtroppo no. Abbiamo sempre parcheggiato la macchina regolarmente. Facendo la domanda seria, eravate un movimento di destra radicale, un movimento... No, c'era la volontà, seriamente, una risposta seria, c'era la volontà di superare gli steccati ideologici della contrapposizione destra-sinistra. Sì. Avevamo già la percezione che lo scontro era tra l'alto e il basso e non tra un lato e l'altro. La spazialità politica, se la vogliamo definire così, vedeva contrapposti noi il basso contro un alto e non... la sinistra contro la destra, la destra contro la però sinistra. Poi quando Mediano Zero faceva cortei c'erano braccia alzate, c'erano slogan braccia alzate, braccia alzata, mi fa piacere che mi dite che Mediano Zero facesse cortei. Beh, un paio l'avete fatti, no, uno. Il corteo, e sapete perché abbiamo fatto il corteo? Perché? È per farvi dire 30 anni dopo che c'erano le braccia alzate, se no saremmo spariti anche dalle cronache, dalla storia, da tutto. Quindi quei gesti inconsulti di 30 anni fa, 30 anni, no, di più di 30 anni, ci hanno dato oggi ancora della notorietà. Anche perché... Per un corteo. Anche perché si scrisse che eravate legati al movimento Nazi Skin, che c'era addirittura interesse agli investigatori. Su Meridiano Zero lo sa meglio di me, no? Insieme al movimento di Boccaccio. Si scrisse anche che avevamo le armi nucleari tattiche e poi ce le siamo dimenticate dentro una pizzeria. Oggi farebbero comodo a Putin. Ma forse si è fregato lui. Senta, il simbolo era una runa. Algiz, esatto. Un simbolo importante. Parimenti utilizzato a sinistra, solo che loro lo rovesciano e diventa il simbolo della morte. Poi loro, a sinistra, viene considerata la pace. È la pace eterna, perché la runa capovolta è la morte. E la runa detta è la dimensione, la proiezione verso il divino. Le due rune, il rosso brunismo runico, la runa della morte e la runa della vita, insieme fanno la runa di Agal, che è il ciclo della tradizione. Simbolo esoterico. Per richiamare, per ottenere aiuto dal cielo contro il male, è così? Ma è un telegramma che ti hanno mandato? Per dire... No, ho cercato in realtà online. In realtà... Una banalissima ricerca su internet su cosa fosse l'esoterismo online. No, non ho capito la frase. Per ottenere l'appunto che mi sono segnato, poi questo sbagliato nello scrivere, per ottenere aiuto dal cielo contro il male. L'Algiz, è possibile? Sì, assolutamente. E guarda, siccome magari molti che vi seguono, diciamo, questi che si sono fumati, che stanno parlando. È il puntale dell'albero di Natale. Ah, uguale, stesso significato. Perché si mette il puntale? E perché è d'oro? Solo lo stesso motivo per cui è scritto quel concetto. Per ottenere la benedizione dal cielo. Perché la luce non si smarrisca e il sole possa risorgere, nell'ipotetica convinzione che il sole all'epoca si pensava che girasse attorno alla Terra e nella notte più lunga. E quindi quando con... Tua mamma facevate l'albero di Natale, mettevate, spero, la carta del cielo a terra, perché le radici dell'albero sono rovesciate, quindi carta del cielo a terra e puntate sull'albero. E poi le palle, che sono quelle che si stanno dicendo qui in televisione. Il modo in cui lei prova a semplificare tutte le volte, devo dire, è sempre molto, molto interessante, molto divertente. Però lei ride quando io evoco il termine esoterico, ma festeggiavate anche il solstizio d'inverno, d'estate?
Ma credo che sia una pratica tuttora in voga a tantissime persone festeggiare il se stesso oggi, come festeggiare il Natale, come festeggiare c'è una festa celtica, Halloween, no? La stessa cosa. Sono, tra l'altro si festeggiano entrambi, tanto per essere più chiari, no? Perché chi festeggia il solstizio il 21 per esempio di dicembre e poi corre a fare i regali di Natale e metterli sotto l'albero prima del 25. Solo che con lei, quando c'è di mezzo lei, ecco, c'è sempre questo problema del confine ambiguo, equivoco, col nazismo e tradizione del nazismo. Con me? Sempre, anche nelle altre interviste, però con lei è un'intervista appuntata. Allora, praticamente, di cosa avete bisogno? Avete bisogno di una dichiarazione di illiberalità? Questa ve l'ho data io. È illiberale, Marx. Un nemico della democrazia illiberale. No, io, Marx e Gramsci siamo illiberali, non siamo nemici, siamo difensori della libertà e quindi illiberali. Poveri Marx, Gramsci, però ad accostarsi a lei, mi scusi, non lo farei neanche io, non mi ci mettere mai in una frase con io, Marx e Gramsci. Cioè io che non posso riconoscermi nel pensiero gramsciano. No, dico che io una frase non direi mai io, Marx e Gramsci, per carità, cioè, mi sento così piccolo. C'è un problema in redazione al report, dici. Cioè. Su che cosa? Dobbiamo rigirare il pezzo. No, ma perché? No, per aver fatto l'accostamento a Gramsci. No, certo, può farlo tutte le volte che vuole. No, dicevo che manca la vergogna, capito, accostarsi a Gramsci e Marx, cioè paragonarsi da parte sua, è lei che gli ha detto. Ma io credo che il problema ce l'avete voi. Comunque no, a parte gli scherzi, c'è stata sempre, anche nelle cronache dell'epoca, un riferimento a all'equivocità, all'ambiguità di alcune di queste simbologie. In questo corteo il simbolo di Meridiano Zero, era la runa e sullo sfondo una bandiera rossa in un cerchio bianco che richiamava esattamente quella famosa bandiera, sempre quella. No, richiama i colori della tradizione. Di quale tradizione? Indoeuropea. Sono quattro, i portatori del fuoco hanno quattro colori, in realtà ci mancava il quarto. Oggettivamente. Perché non l'avete messo? Pareva brutto, stonava. Cromaticamente veramente stonava. Non c'era stato. Se poi il ciclo, la composizione era già pronta. Poi il ciclo arturiano, quello del quarto che è l'azzurro, perché altrimenti è il rosso, il bianco e il nero che sono il sud, il nord e l'est nei portatori di fuoco. Quindi rischiava di stonare il quarto colore, poi no, c'era già questa tinta era già il quarto viene rappresentato dal ciclo arturiano, mentre il sud è rosso, il ciclo arturiano è la ruota, la tavola rotonda, la ruota dentata, mentre invece il sud è il fascio romano etrusco, anzi è il fascio etrusco poi romano, il nord che è il colore del nero perché c'è meno luce è l'ascia bipenne, diciamo vichinga, originariamente cretese, ma ripresa nei popoli scandinavi dai vichinghi, e la spada lunga, il bianco, che è dell'est. Senta, il giornale di riferimento era, leggo sempre gli appunti, se me lo consente, Orientamenti e ricerca di Gabriele Dinocchi. Quindi non era di Gabriele Rinocchi, Rinocchi era sicuramente uno dei promotori principali. Era un laboratorio che annoverava almeno una decina di persone di noi, tra cui Gabriele Rinocchi, che all'epoca corrispondeva da Parigi, perché era esule in Francia. Quindi diciamo in questo movimento così giovanile confluivano però più tradizioni anche della destra radicale del passato. Lui c'era tradizione, c'era dal mondo cattolico, c'era veramente un po' di tutto, anche perché se il focus era l'ordinamento, e lo era, l'ordinamento tecnocratico, la manipolazione genetica, eccetera, i nostri obiettivi erano più
il CNR, che non il Ministero dell'Istruzione e della Cultura. Per noi il CNR era sicuramente uno degli obiettivi maggiori da monitorare. E le forme di espressione scopiazzavano un po' il situazionismo francese. Senta, ed è stato un po' di ispirazione per i movimenti che sono venuti dopo, ad esempio Casa Pound, che sembra essersi ispirata tantissimo a Meridiano Zero. Beh, considerati i risultati, spero di no. Perché? Meridiano Zero, se uno si voleva allontanare o formare un'altra realtà, perché non si riconosceva, magari non gli interessava quello che aveva fino allora svolto, trovava sostegno da parte di tutti quelli che invece continuavano quel percorso. Chiunque si è allontanato per tentare strade proprie, personali, all'interno di Meridiano Zero, da tutti i militanti di Meridiano Zero, cosiddetti, ha ricevuto un grazie per il percorso svolto. Non credo che sia esattamente lo stesso nelle altre formazioni della destra cosiddetta radicale, perché quando uno va via in genere va via da traditore, no, con attriti o comunque non con il sorriso. Eravate più ecumenici? No, eravamo finanziatori delle iniziative di chi fino a un minuto prima stava con noi e voleva fare qualcos'altro. Veniva infatti in assemblea esattamente questa procedura: chi vuole andare con lui o con loro. Quelli che si alzavano e andavano, si ponevano da un lato, tutti quelli che continuavano quell'esperienza erano obbligati immediatamente, hic et nunc, a sostenere le prime spese che sicuramente avrebbero incontrato. Per cui si è sempre non lasciato andare di più, si è sempre sostenuto chiunque decidesse di interrompere la sua permanenza all'interno di quella comunità umana. Senta, il vostro riferimento, direbbe un pubblicitario, il vostro target all'epoca erano soprattutto i liceali di Roma, qui nella capitale. Università, credo il 40% delle lezioni studentesche aveva avuto, era appannaggio degli eletti, il 40% degli eletti erano nelle scuole romane, sì, quindi studenti delle superiori, superiori e universitari, sì. E tra gli attivisti all'epoca ce n'è anche attivisti. Uno attivisti, come chiamarli, militanti, partecipanti, camerati anche sì. Camerati, sì. Tra i camerati dell'epoca, bella la parola, camerati. Camerati, sono questa addormenta brutta. Camerati, sicuramente risvegliamo l'attenzione dello spettatore a casa, questo sicuramente. Compagni di lotta, no? Perché rende poco. Beh, compagni di lotta vi confondete però con l'altra parte, quindi c'è il rischio. L'altra parte? La parte quella di sinistra, quella che c'era all'epoca, il movimento studentesco, no? Compagno di lotta, più un suono. Camerati più. Erano simpatici, i compagni di lotta erano simpatici. Tra quindi i membri di questo movimento all'epoca ce n'è anche uno, è diventato illustre, ecco, nei tempi recenti, che è Alessandro Giuli. Di illustri ce ne sono tanti, in verità. Mi faccio qualche nome. No. Ah, ecco, no. No, perché non sarebbero compresi. Però no, mica perché sono. Perché voi fate confusione tra il ministro e il maestro. Per noi di Meridiano Zero essere magister è molto più importante che essere minister. Il ministro è un ragioniere, un contabile, non ha particolare rilevanza. Il magister, l'etimo stesso mag, ci dà il giusto e più profondo significato. Un maestro delle scuole elementari di vostro figlio è molto più significativo di un ministro, mi dispiace. Poi non vorrei mettervi in imbarazzo, ma se vi chiedessi. Ah no, no, noi siamo una trasmissione antipotere, quindi. Allora ve la faccio la domanda: ma chi era il ministro dell'agricoltura 3 legislature fa? Tre legislature fa? Tempo scaduto, non lo so. Perché non ha nessuna rilevanza. E questo è vero. E che ne sono cambiate. Scusa, chi era il tuo maestro delle elementari? Eh beh, certo, me lo ricordo benissimo, la mia maestra. Perfetto. No, certo. Sono passati quanti anni? Una marea oramai. Ma la maestra si ricorda? La ricorda il ministro.
diciamo qui è anche perché abbiamo dimostrato che essere ministri non conta nulla. Invece essere militanti in quella fase storica era importante. Alessandro Giulia era un era importante? Perché all'epoca si faceva politica. Ora no. Ora per niente, ora si è smesso completamente di fare politica, no? Non lo so, non lo so. Alessandro Giulia era un attivista, un membro della sì, sicuramente sì, ma mi sembra di non svelare nulla, perché mi pare che lui lo abbia confermato. Possibile? Sì, sì. Ah, e cosa ha detto, che faceva parte di Meridiano Zero? Da quello che risulta l'ha confermato. Non so se l'abbia confermato in realtà. Credo che non l'abbia mai smentito, ecco, non l'ha confermato, l'ha mai smentito. Assumessamente. Sì, forse ha svicolato, non lo so, ecco. Modello Salman. Esatto. Ecco perché da giornalista d'inchiesta io vengo alla fonte, no? Tutti scrivono, riprendono senza riscontrare, io vengo dal sommo maestro che fonda il movimento. Quindi la domanda è precisa: Giuli partecipava a Meridiano Zero? Allora, se fossimo stati quelle 15-20 persone, mi stavo trincerando dietro una foglia di fico. Onestamente non eravamo tantissimi, ma centinaia e centinaia, ed eravamo anche ripartiti in vari quartieri di Roma, per non parlare di fuori Roma. Quindi non la esclude che nel 91 Giulio avrà avuto 17-18 anni. No, sicuramente non era nel giro degli universitari, perché quelli erano minori, me li ricordo. E sicuramente è una persona che negli anni, poi, perché ha attraversato varie fasi del suo percorso politico fuori da Meridiano Zero, io non lo ricordo. Comunque, se lui ha confermato di essere di Meridiano Zero, sicuramente era una delle figure brillanti, altrimenti chi mai vorrebbe dare un ministero se non a una figura brillante? Purtroppo non avevamo San Giuliano, lui era un pezzo molto possibile. Avete comunque avuto un ministro, un futuro ministro, e non è roba abbiamo. Vabbè, lei dice non abbiamo avuto San Giuliano, ma avete avuto. Allora, se devo chiedere scusa che uno di noi ha finito al Ministero della Cultura, chiedo scusa. È la prima volta che mi devo scusare di qualcosa con Report. Se questa è forse la causa, chiediamo scusa. E purtroppo a volte c'è. Negli esercizi di magia arturiana Mario Scheta dell'Ordine del Grallo, ogni tanto esce fuori il cagliostro che è noi, e quindi è uscito giù. Senta, lei prima mi diceva che c'è stato quasi una sorta, secondo lei, un voltafaccia di Giuli rispetto al suo percorso. Al mio? No, al percorso di Giuli stesso. Stesso? Se stesso, che ha in qualche modo rinnegato se stesso. No, io lo associo a, non so se è corretto dire rinnegare, non è rinnegare. Nella fiaba, per essere più compreso, del Signore degli Anelli, Saruman è il bianco, Gandalf è il grigio. E a un certo punto Saruman dice a Gandalf: non stare lì, vieni di qua, è qui che dobbiamo stare, col Sauron. Gandalf, dopo che ha avuto uno scontro terribile con Nazgûl, diventa bianco, no? Ci vuole anche tempo. Per cui se Giulio ha deciso di stare con Sauron, con il sistema neoliberale, è passato di là. Un autore sudamericano avrebbe definito il traditore bianco. Il traditore bianco? Sì, sì. Però così è lei che dà la patente di liberale a Giulia, in realtà. Cioè, questa è la sua. Però lei contribuisce, perché lo riconosce come. Ma io l'ho visto candeggiato dentro le cavatrici del sistema neoliberale, e quando esci dal bucato, e qui ha fatto pure la candeggiatura, questo uscire bianco come il migliore dei neoliberali. E prima di questo processo di candeginatura, come dice lei, com'era Giulio? Qual erano le idee di Giulio? Bisognerebbe chiederlo a Giuliano Ferraro, per esempio, lui l'ha frequentato più di me. È la fase successiva, però, quando passa il foglio.
nella fase negli anni 90, quando, perché dopo Meridiano Zero Giuli continua a frequentare le iniziative che lei organizza? No, onestamente no. Okay. Noi sciogliamo, ci autosciogliamo. Il compito di Meridiano Zero era di carattere formativo. La formazione si era conclusa, c'è stato il liberi tutti e ognuno per le sue strade. C'è chi è diventato un grande artista, chi è diventato un filosofo, chi è diventato... Tante persone hanno dei ruoli molto importanti. E lei non ha più incontrato Giulio? Onestamente, mi devo vergognare. No. No, perché si deve vergognare? Non so, perché pare che sia importante in una città come Roma incontrare il Santo Giulio. No, per carità, no. Per capire, visto non che... Non avrei avuto motivo, non ci siamo lasciati male... ma non era certo in cima ai miei pensieri. Certo, no, l'avrei chiesto se si aveva già l'aquila tatuata sul petto, non so se ha detto che ha un'aquila, ha un'aquila tatuata sul petto, almeno così scrivono. È vero? Sì, così scrivono. Sicuramente sarà un'aquila imperiale romana. Ecco, probabilmente sì, anzi mi auguro di sì a questo punto. Se no è della Lazio. Se no è della Lazio, o c'è no, credo terzo che datur, ecco. Quelle aquile che piacciono anche un po' a lei, ecco. Di quell'epoca. Ah, no, no, ecco. Non è caso di Giulio. Posso escludere, è troppo intelligente per mettersi un'aquila repubblichina che sia. Repubblichina o qualcos'altro. No, no, su questo spero di. Non sarebbe Saruman, non sarebbe un Saruman, non sarebbe un traditore bianco. Se ha un'aquila. Spero per lui che sia quella imperiale romana e non quella della Lazio, perché io purtroppo tifo la Roma. Lei mi dice prima che Meridiano Zero si scioglie perché aveva esaurito la sua funzione di formazione. Certo. In realtà c'era anche una forte pressione giudiziaria, cioè queste inchieste sui nazischin per l'appunto. Assolutamente sì, ma non riguardavano noi, riguardavano il movimento politico. Boccaccio. Maurizio Boccaccio, esattamente, sì, Silvia Domodossola. Qualcosa ho letto anche qualcosina. Chiediamo scusa anche di questo perché c'erano letture molto più interessanti da fare, per motivi di lavoro mi si era occupato. Sì, no, no, noi a livello di aspetti di carattere repressivi oggettivamente non abbiamo mai rischiato nulla, anzi, facciamo uno scoop. O viene tagliato. Intanto registra anche lei, quindi. Sì, no, ma uno scoop caso... per voi. Io certo, prego, prego. Noi l'interesse lo siamo scoop. Famelici di scoop. Avevamo un estimatore. Chi? Francesco Cossiga. Sotto mentite spoglie. Sotto mentite spoglie. Ha interloquito con noi per 3 mesi circa. Per approfondire tutto il nostro percorso, la teoria del Waldganger di Jung e quant'altro. E nel suo testamento, perché poi alla fine si è disvelato essere lui, perché fece un errore. Nell'interloquire con uno di noi, dichiarò di essere stato messo al corrente che costui, cioè uno di noi, veniva trasferito durante il servizio militare dal Ministero della Difesa, dove si era imboscato, diciamo, in quanto componente del direttivo di Meridiano Zero. E siccome l'interlocutore nostro ha detto: come fai a saperlo? Perché tu non sei tenuto a sapere questo episodio, gli dichiarò le proprie generalità. E quando dichiarò di essere Presidente della Repubblica, si prese una lavanga di piacevoli insulti, non immaginando noi di poter essere esattamente interlocutori del Presidente Francesco Cossiga. Ma interloquiva con voi in che modo? Via mail. Via mail? Nel 91? No, molto dopo, nel 93-94 con mezzo radioamatore, può essere un CD... Forse era appassionato di quello o comunque epistolarmente. E quindi. Ma credo epistolarmente, quindi potevano esserci. Ma mentre era ancora nel 93? 93 credo di no.
almeno a livello diffuso. Lo verifico perché sto ovviamente a chi chiedere. Beh, e nella fase terminale della sua esistenza il presidente Cossiga, e questo è certificato ulteriormente, riceve Ernest Junger al Quirinale e nel suo testamento dichiara che la visione del mondo che gli presentò Ernest Junger gli ha cambiato le sue stesse convinzioni nella fase purtroppo terminale della sua esistenza. Quindi meritava la tessera numero uno di Meridiano Zero, se mai fosse esistita la tessera. Non c'era la tessera, ma meritava sicuramente di essere il primo tra gli interlocutori, perché mosse, nel caso di specie, degli ufficiali dei carabinieri di Piazza San Lorenzo in Lucina, quindi un reparto particolare dei carabinieri, che sapevano di Meridiano Zero molto più di quanto ne sapessi io. Mi interloquì con questi carabinieri in una forma, diciamo, non ortodossa, e riguardo il manifesto di Meridiano Zero, riguardo il rapporto tra la scienza e la tecnica, e Junger, Heidegger, il superamento del nichilismo, potevano essere dei veri capi di Meridiano Zero più loro di quanto potevamo esserlo noi. E questo interesse da parte di questo reparto specifico dei carabinieri di Piazza San Lorenzo in Lucina, di cui uno mi lamentava di chiamarsi, era un tenente, ma si faceva chiamare maresciallo Casaburo, nome mai esistito nell'ambito dell'arma, e erano queste figure che erano interessate all'aspetto della filosofia politica e ci chiedevano perché noi non pubblicassimo un manifesto politico. Per esempio, quindi vi invitavano a... No, chiedevano semplicemente perché non avevamo un manifesto politico. E la risposta fu: il nostro manifesto politico è il Trattato del Ribelle, non facciamo di Junger, non facciamo una brutta copia della bella copia, c'è già in tutte le librerie d'Italia, a bassissimo prezzo, piccola biblioteca Delphi, chiunque voleva conoscere il manifesto di Meridiano Zero era sufficiente recarsi in libreria, per conoscere noi era sufficiente recarsi in birreria. Quindi Cossiga e i reparti speciali dei carabinieri vicino a Cossiga erano molto interessati al Meridiano Zero, quello che ci sta dicendo. Una profilazione prima dei carabinieri e successivamente per interesse personale suo, in una fase terminale, quando lui non era, per quanto Presidente della Repubblica, particolarmente, doveva essere veramente annoiato da quello che lo circondava. Senta, come mai si chiamava Meridiano Zero? Altro scoop, si chiamava Meridiano Zero perché il Waldganger, il ribelle jungeriano, si affranca dal sistema compiendo un passaggio al bosco, e questo passaggio al bosco viene da Junger descritto come un'azione di valicare il Meridiano Zero. Bravissimo, hai detto benissimo. Sì. Purtroppo non c'è niente di comunista. Beh, se mi dici anche il ribelle esatto, l'etimologia è, non lo sapevo questo, che esce dalla foresta, colui che no, colui che passa al bosco. Sì. Anziché avere, ecco, questo può essere forse interessante per chi ancora non ha spento il televisore, anziché essere eversivi o sovversivi dell'ordine o disordine costituito, Meridiano Zero suggeriva l'affrancamento dal sistema e non l'antagonismo al sistema. Però nel frattempo gli studenti che militavano in Meridiano Zero menavano gli altri quando non accettavano i volantini. Si ricorda? Se c'è un procedimento di carattere giudiziario tirato fuori. Ma non tutto, mi fa il manettaro lei adesso. Che no, cioè, sto dicendo che chi non è che esiste soltanto ciò che è giudiziario. All'epoca ci fu. No, sto dicendo che chi non denuncia se ha preso 4 schiaffi, forse in coscienza avrà pensato che si meritava. Se no, ne avrebbe chiesto. Ecco, forse se li meritava, ecco. Ma questo sta a chi l'ha preso, sapere. Certo. Se in coscienza si meritava oppure no.
e non prendere il volantino in meridiano zero potrebbe essere una delle cause meritevoli di... No, assolutamente, di perché già costavano tanto fotocopiarli, avremmo dato un altro. C'è da dire che forse noi ne abbiamo fatti sparire tantissimi, poi quando è venuta la Sciarelli abbiamo dovuto fermare, perché con chi l'ha visto sarebbero usciti fuori i misteri irrisolti di tanti antagonisti che erano spariti. E si ricorda anche la storia degli adesivi, le stelle di Davide messe davanti ai negozi degli ebrei in quel periodo, no, dove fu chiamato in causa anche Meridiano Zero, almeno le cronache, sì, almeno le cronache. È impossibile che la cosa possa averci riguardato. Dov'è che venivano attaccati? Qui a Roma, i negozi di alcuni ebrei fuori sionisti dall'Italia. Questa era la scritta con la stella ebraica. No, allora dunque, per noi non siamo antisemiti, per noi l'antisemitismo è un crimine. Uno, due, amiamo il popolo arabo, i popoli arabi, per cui non possiamo essere antisemiti. Il sionismo non è una religione, è un'ideologia. No, ma questo è diverso. Non sto contestando la frase. No, perché noi invece il sionismo... Sì, quello l'abbiamo contestato perché non so chi di noi, penso, portò una risoluzione dell'ONU che decretava il sionismo un crimine contro l'umanità. Sì, quando il segretario era il nostro ego, Kurt Waldheim, dichiarò che il sionismo con una risoluzione dell'ONU era un crimine contro l'umanità e questo ci colpì profondamente. Beh, questo mi sembra eccessivo, sicuramente si può essere antisionisti senza essere fuori legge, forse considerarlo un... Non si può essere contro il sionismo? Sì, sto dicendo che, esatto, non credo proprio che sia... Non so come funziona... È una posizione politica il sionismo, no? È un'ideologia. Ideologia politica, quindi può essere avversata come ogni altra ideologia. Credo che molti... Finché lo si fa in modo non violento... Molti ebrei... ortodossi, oltre ortodossi, siano in contrapposizione con il sionismo. Ma anche ebrei moderati a volte sono antisionisti in modo non lo so, spinto, non lo so, non necessariamente. Non lo so. Ok, io credo di aver fatto più o meno tutte quante le domande, ma forse se vuoi precisare questa cosa della runa, perché dicevo prima che con lei ma voi avete si balla sempre sull'equivoco, no? Cioè, perché lei fa sempre riferimento a simbologie che non serve raccontarci le fregnacce, no? Fanno riferimento a tradizioni che sono invalse anche durante il Terzo Reich, e lei si nasconde sempre dietro, diciamo, allora, la visione millenaria, no? A me dispiace di essere poco ospitale nella risposta. Quasi figuri. Siamo in confidenza ormai, grazie, quindi può permettersi, grazie, tutto. Grazie. Siamo all'interno di un seminterrato, di un palazzo di 6 piani, senza scale. Immagino. Non ci sono le scale. 6 piani senza scale. Ci sono 2 ascensori. Uno è mio e uno è il vostro direttore. Il vostro ascensore sale fino al 3° piano di 6. Il mio ascensore sale fino al 5°. Non al 6°, al 5°. Quindi non è possibile da parte vostra comprendere quello che voi chiamate equivoco, invece al 4° o 5° piano è chiarissimo e non ha nulla a che fare con le ideologie del Novecento. È che voi vi fermate al 3° piano e quindi non lo potete comprendere. Se volete che qualcuno ve lo spieghi dalla vostra parte, chiedetelo a Giulio. Giulio potrebbe spiegarcelo. Assolutamente, ecco, sì. La differenza nell'uso di un simbolo. Sì, io vado al 5° piano qui, le scale non ci sono, il mio ascensore porta al 5°, il vostro, quello della Procura della Repubblica, quello della Magistratura, Magistratura, sì, perché al nostro piano... La formazione si ferma al 3°. Sì, perché al nostro piano, al 3°, dove ci sono anche le procure, si parla di queste inchieste. Esatto, però io vado al 4° al 5°. Lei è beccato a cantare inni nazisti. Risultato? Prescritto. Perché prescritto? Solidarietà, prescrizione per decorrenza dei termini, solidamente bravo. Mentre invece dopo 2 giorni, nel nostro caso,
chi è andato, diversamente da noi che avevamo molto da dire in quel processo, se mai ci avessero permesso di entrare in un tribunale, non per essere assolti, ma forse per accusare, ebbene, chi invece di noi è andato a chiedere di patteggiare, la risposta 6 anni prima della prescrizione fu: non c'è reato, non possiamo patteggiare un reato che non è stato commesso. Andate a vedere. Chi chiede il patteggiamento pensando di averlo commesso, non gli è stato. Nel caso archiviano, però. Non gli è stato concesso con la disposizione: in assenza di reato non si può patteggiare un reato che non esiste. E quella sera non ci fu nessun reato. Però c'è stato il campaderente. Io gliel'ho già chiesto, ma già risposto, quindi non entra neanche in questa. Poi queste sono fatti che riguardano il collega Palladino e non glielo fa per me. Poi per causa mia, fa 7 pagine sull'Oktoberfest. Palladino è un bravissimo collega, assolutamente un grande giornalista d'inchiesta e coraggioso. E con un problema. Qual è il problema? Non riesce a riconoscere Save the Children una fonte attendibile, perché nel report dell'anno scorso evidenziava stupri continui di bambine e bambini da parte dell'esercito israeliano, e io gli ho ampiamente richiesto, proprio ho pregato di scrivere questa notizia del report di Save the Children prima del massacro del 7 ottobre. Io e Palladino ne abbiamo parlato il 1 di ottobre, il report di Save the Children è di aprile, Save the Children è un'autorevolissima fonte di informazione e dichiarava lo stupro continuato da parte non di criminali, di soldati, quindi inseriti in un contesto dell'IDF, dell'esercito israeliano, ai danni di bambine e bambini di 5-6 Ma perché anni. Parlavate di argomenti così cruenti? Con Palladino tutti devono campare. Ma dico, perché parlavate lui di lui deve guadagnarsi il suo, insomma. Ma perché parlavate di questo? Non ho capito. Perché lui ci confondeva il sionismo con l'antisemitismo. Ah, vabbè, non... Per me il sionismo è un'ideologia, non è una religione. E per me i popoli arabi hanno pieno diritto. Abbiamo appurato che siamo d'accordo addirittura. E anche ovviamente gli ebrei. Però non lo sottolinea che siamo d'accordo su questo. Ma non solo su questo, no. Sono d'accordo su tante cose. Ultima domanda. Questo volantino, che ne pensi? Bisognerebbe mandarla alla scientifica. Perché? Ma verifichiamo le impronte, le cose, no? Riconosce qualche eco di Meridiano Zero? Della formazione, ecco, ricevuta in Meridiano Zero? Da parte dello scrivente? Sì. Gli auguro di no. Perché? Questa è la verità, a volte insopportabile. Ma mi dica che cosa ne pensa? Di per sé le parole valgono meno del pensiero e il pensiero vale meno dell'esperienza. Dipende dalle esperienze che lo scrivente ha fatto. Le parole valgono sempre meno dei pensieri, ma i pensieri valgono sempre meno dell'esperienza. E questo al quinto piano io non ce lo posso portare. Ma se le dicessi che l'ha scritto un ex membro di Meridiano Zero? È un problema suo. È evidente che è un problema suo, no? Ma voi siete riusciti a rintracciare quello che ha scritto? E questo ha contribuito a scriverlo Giuli. Ah, ha scritto lui. Ha contribuito, nel team che ha scritto. Cioè, bisogna cercare di dare un po' più di importanza a questa notizia sensazionale che Giuli ha scritto. No, questo era il progetto, era il programma elettorale della Lega Nord, anzi la Lega Salvini. Il programma culturale, erano le proposte culturali, e questa è l'introduzione del programma culturale. Beh, allora, della Lega. Allora a questo punto faccio un passo indietro. Andate da Salvini e ditegli che non mi permetto di dire qualcosa prima che lui non l'abbia compreso. Va bene. Ok, grazie. Perfetto, Renato, grazie a te.
è sempre un piacere. Ah, il piacere è sempre tutto grazie a lì. Ma se volete sapere la storia di Meridiano Zero, lì c'è. Ok, lo prendo online, non ho cash con me. Non ti chiedo di pagarlo col posto, perché non penso che. Forse no. Al quinto piano c'è il posto. No, al quinto piano c'è il mito. C'è il mito, quindi non c'è bisogno di denaro. Lo prendo perché sono. Te lo regalo. No, lo devi accettare. E no. In cambio mi offri un caffè, però. Con piacere, con grande piacere. No, ti ringrazio. È uno strumento di lavoro per te questo. Per sì, questo assolutamente, te lo assolutamente, certo. Se poi volete farne un cenno o un'inquadratura, va bene. No? Grazie.